Salve ragazzi, buon venerdì e bentornati a Video Game News, la rubrica di Every Eye che di settimana in settimana vi consente di tenervi aggiornati sulle ultime novità del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Fatal Frame. Koei Tecmo ha infatti svelato di recente che l'horror game uscirà in esclusiva su Wii U il 27 settembre, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese. Il titolo sfrutterà a fondo le peculiarità della console, in particolar modo riguardo il sistema di controllo che sarà progettato appositamente per il gamepad. Attualmente non ci sono notizie in merito ad una localizzazione occidentale, ma secondo alcune voci di corridoio sarà Nintendo stessa ad occuparsi della pubblicazione per i mercati di Europa e Stati Uniti. Si torna a parlare della seconda stagione di The Walking Dead. Telltale Games ha finalmente annunciato la data d'uscita del quarto episodio, che sarà disponibile su PC dal 22 luglio e dal giorno dopo su PlayStation 3 e Xbox 360. Il contenuto verrà pubblicato anche su iOS il 24 luglio come acquisto in app. Ricordiamo inoltre che sia la prima che la seconda stagione del titolo arriveranno in versione retail su PlayStation 4 e Xbox One entro la fine di quest'anno. Qualche giorno fa sono trapelate in rete alcune slide pubblicitarie di The Last of Us Remastered, che ci hanno permesso di conoscere interessanti informazioni in merito all'atteso titolo che uscirà in esclusiva su PlayStation 4. Veniamo a sapere infatti che il gioco includerà un'opzione per bloccare il framerate a 30 fps rispetto ai 60 fps già supportati. La cosa più importante è però che Sony Computer Entertainment pubblicherà altri contenuti aggiuntivi per il titolo nel corso di quest'anno, dedicati però soltanto al comparto multiplayer. Queste espansioni supporteranno per fortuna il cross-buy fra le versioni PS3 e PS4 del gioco. Vi ricordiamo quindi che The Last of Us Remastered uscirà in Italia il 31 luglio. Rimanendo in tema Sony, il colosso giapponese ha annunciato di recente che terrà la sua conferenza stampa alla Gamescom di Colonia il 12 agosto alle 19 ora italiana. Nel corso di questo evento potremo sicuramente aspettarci tante novità riguardanti PlayStation 4 e non si esclude il reveal dei nuovi progetti Guerrilla Games, Media Molecule e Quantic Dream, quest'ultima magari con la tanto rumoreggiata edizione remastered di Beyond Due Anime. Noi ovviamente seguiremo l'evento in diretta e vi terremo aggiornati su tutte le novità che saranno presentate, quindi restate con everyeye.it per una copertura completa dalla fiera tedesca. La software house Bluebird Team ha pubblicato nel febbraio di quest'anno Basement Crawl, titolo scaricabile in esclusiva su PlayStation 4, stroncato unanimemente sia dalla critica che dagli utenti. Il team ha comunque riconosciuto tutti gli errori commessi, affermando al contempo di essersi messo al lavoro su una versione migliorata del prodotto. Oggi arrivano finalmente le prime informazioni su questo nuovo progetto, chiamato Basement Brawl, che sarà scaricabile gratuitamente da tutti gli acquirenti del titolo originale. Il gioco introdurrà una campagna single player, un gameplay notevolmente migliorato ed un comparto tecnico riprogettato sin dalle fondamenta. La data d'uscita è fissata per la fine del 2014. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete in queste ore, Rockstar Games sarebbe in procinto di pubblicare una versione next gen di Max Payne 3, destinata ovviamente a PlayStation 4 e Xbox One. Secondo queste voci, il gioco sarà annunciato nel corso della Gamescom di Colonia, con la data d'uscita prevista per l'inverno di quest'anno. Ovviamente non abbiamo ricevuto nessun tipo di conferma da parte della software house, quindi non ci resta che attendere l'inizio dell'evento tedesco per ricevere qualsiasi risposta ai nostri dubbi. E chiudiamo l'edizione di oggi con le consuete top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Microsoft. La casa di Redmond ha infatti confermato che a giugno le vendite di Xbox One sono più che raddoppiate rispetto al mese precedente, grazie soprattutto alla commercializzazione del modello privo di Kinect a 399€, disponibile dal 9 giugno scorso. La compagnia ha inoltre voluto tranquillizzare tutti coloro che hanno appena acquistato la console di nuova generazione, promettendo una lineup software davvero solida ed interessante, composta da giochi del calibro di Forza Horizon, Sunset Overdrive ed Halo The Master Chief Collection, soltanto per citare le tre esclusive più importanti.
Il flop di questa settimana riguarda invece i disservizi del PSN avvenuti nella giornata di ieri. È stata lanciata ufficialmente infatti la beta di Destiny su PlayStation 3 e PlayStation 4, ma i server delle due compagnie non sono riusciti a gestire efficacemente l'enorme mole di richieste per quanto riguarda il download del gioco. Sia il sito ufficiale di Bungie che l'intero PlayStation Network sono entrati in manutenzione per molto tempo, rendendo letteralmente impossibile l'accesso o addirittura l'inserimento dei codici. Problematiche sicuramente fastidiose per la versione di prova di uno dei titoli più attesi dell'anno. Con queste notizie termina l'edizione odierna del nostro TG Videoludico. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ciao a tutti!